Buonasera a tutti, Benvenute, benvenuti tutti a questo appuntamento conclusivo di questi primi due mesi di Bolzano della Città della Memoria 2022. Sono giorni bui, tristi, ci era venuto in mente all'inizio se era il caso di fare lo stesso queste iniziative ma come è stato detto ieri durante la commemorazione e il ricordo Josef Meiernusser e di Hildegard Straub, i resistenti antinazisti, ci è venuto in mente che è proprio in momenti del genere che bisogna avere il coraggio di rilanciare attraverso la cultura, attraverso la discussione, attraverso il confronto quei valori fondamentali che stanno alla base della convivenza e per cui fare cultura anche in questi momenti è un, momento, è un modo di resistere e di come dire, non rassegnarci alla logica della guerra, dell'aggressione e credo sia giusto anche invitare da qui anche a coloro che seguiranno la diretta, domani è una giornata di grandi manifestazioni contro la guerra in Ucraina e per la pace e anche a Bolzano alle 11 in piazza Walter ci sarà un appuntamento a cui tra l'altro aderisce positivamente il centro pace del comune e quindi la massima espressione della città e questo è molto positivo. Detto questo, stasera noi abbiamo voluto concludere questo primo periodo poi ci sarà tutto l'anno, ricordiamo che la mostra al Museo Civico oltre quel muro rimarrà aperta fino al 25 aprile, per la gentile concessione dell'amministrazione comunale e la collaborazione positiva del Museo Civico. Mi resta da ringraziare ovviamente i nostri partner soliti di questi appuntamenti, Arci, Centropace, il Comune. Il teatro e la fondazione Teatro, abbiamo scoperto questo splendido spazio dibattiti e speriamo che questa collaborazione possa continuare. Stasera abbiamo scelto di affrontare il tema delle eh, politiche della memoria che la nostra città ha affrontato molto bene, ma da un punto di vista particolare. Un libro di cui poi parleranno Giorgio Mezzaliera, che ringrazio, che dialogherà con l'autore del libro. Paolo Nicoloso, è un libro su Marcello Piacentini che per dirla con Foscolo gli allor ne sfronda e alle genti svela che cosa c'è sotto questi monumenti. E non è solo un libro importante per questo, ma inquadra anche storicamente la figura di Piacentini e riesce in maniera direi efficace e positiva a smontare alcuni degli stereotipi che hanno costellato la storia della nostra città e la storia della nostra terra e a farci pensare positivamente. Io credo quindi di voler ringraziare anche di questo lavoro che ci aiuta nella nostra opera di costruzione faticosa quotidiana di una politica, di nuove politiche della memoria e di nuove politiche della convivenza. Di tutto questo dobbiamo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale e in particolare l'assessora alla cultura Chiara Rabbini alla quale cedo la parola. Grazie Guido e grazie a tutti e a tutte. Buonasera. Porto i saluti della città di Bolzano, in particolare anche del sindaco Renzo Caramaschi e eh, ricordo quanto già ha detto Guido, la nostra città è stata insignita dal Ministero dell'Interno eh, del titolo appunto Città della Memoria 2022 in dicembre scorso ci si è subito attivata in questa importante occasione coordinandoci con una rete molto attiva devo dire del territorio e grazie anche al sostegno della struttura del sindaco e dell'archivio storico. Appunto questo è stato un grande lavoro sulla memoria fatto dall'archivio. Ringrazio anche Anne Sobermeier che è qui presente, ma anche gli altri collaboratori dell'archivio per l'importante lavoro fatto sin dagli anni 90. E sì, questi giorni sono giorni tristi, l'hai detto anche tu Guido. È veramente difficile e la città domani sarà, anch'io ho aderito all'evento all domani in piazza Walter, a quest'ora proprio la comunità ucraina si, sta, eh, si è riunita per pregare in questo momento e manifesterà anche sabato domenica 27 alle ore 14 in piazza Mazzini. Quindi ci sono vari eventi da parte della comunità ucraina a cui noi tutti diamo la massima solidarietà e vicinanza perché stanno vivendo ore terribili di paura sotto gli attacchi delle bombe. E quindi una condanna ferma alla guerra e alla violenza. E la città si impegna per promuovere sempre il dialogo e la pace come strumenti di risoluzione dei conflitti. Questa sera mi fa molto piacere salutare i nostri ospiti e ringrazio veramente per la presenza, ormai una presenza da tanti anni, quindi ci fa molto piacere poter ascoltare anche questa sera l'intervento. Ringrazio anche Guido Mezzalira che ci ha accompagnato in questi due e eh, Giorgio Mezzalira che ci ha accompagnato in questo, questi due mesi scusa Giorgio, figurati e, e come ha detto Guido questo è stato un primo blocco di eventi e di iniziative ma la città sta già organizzando i secondi, il secondo e terzo blocco di eventi che si realizzerà nei mesi di aprile, maggio, e settembre e ottobre quindi a breve avrete comunicazione di tutti gli eventi che sono realizzati in collaborazione appunto con tantissime associazioni ma anche con eh, attori e istituzioni culturali e ringrazio anche la fondazione per questa ospitalità oggi qui e anche in questi due mesi per la mostra. Grazie ancora, grazie. Bene, eravamo d'accordo che adesso entriamo subito in merito, anche perché dobbiamo concludere per le 18.30 e quindi passo il microfono a Paolo Nicoloso. Sì, ma due parole solo per presentare Paolo Nicoloso, eh, a cui lascerò subito la parola perché mh, abbiamo pensato che fosse meglio prima di iniziare un dialogo capire qual è il tema, di che cosa stiamo parlando, quindi il professor Nicoloso eh, darà, um, una, farà una presentazione relativamente al tema, eh, il tema che riguarda... Diciamo una, una monografia su Marcello Piacentini, eh, scritta, scritta da lui e pubblicata da, da poco, un lavoro eh, molto importante, molto, molto curato, molto ben curato. Il professor Nicoloso è, è uno storico dell'architettura, all'Università eh, di Trieste ha pubblicato numerosi saggi sul tema, ricordo gli architetti di Mussolini, Mussolini architetto, architetture per un'identità italiana, questi tra i saggi. Eh, più importanti. Non è nuovo alla città di Bolzano, ricordava prima l'assessore Rabini, lo chiamiamo nel 2008, eh, quando diciamo, ferveva e infuriava un po' la polemica sul monumento alla vittoria e, e mi piace qui ricordare che sono giusto dieci anni, nel febbraio del 2011, che eh, come storici firmamo un appello eh, contro la rimozione e la demolizione delle, dei cosiddetti relitti fascisti a favore invece di un'operazione di contestualizzazione e di conoscenza rispetto a questo. Quindi stiamo parlando di, eh, del tema, di, una, di un tema importante, di una figura importante anche nella storia bolsanina dello sviluppo della città e delle sue sopravvivenze architettoniche e quindi di un'eredità che diciamo, il ventennio ci ha lasciato e eh, rubo un'affermazione eh, al professor Nicoloso quando parla di, monumenti, di, di questi monumenti come dispositivi identitari destinati a durare nel tempo e lo sappiamo quanto per noi siano... Durati nel tempo, con tutta la loro carica eh, identitaria. Quindi, eh, ma questo sarà magari tema della nostra, del, del nostro dialogo dopo la sua relazione. Quindi cedo volentieri la parola al professor Nicoloso. Grazie. Grazie, Giorgio. Grazie agli organizzatori. Grazie a voi che siete qui presenti, a chi ci sta seguendo a, a, a distanza. Eh, volevo, appunto, prima di iniziare la, il dialogo, eh, dire alcune cose su chi è Marcello Piacentini. Innanzitutto, eh, se è il più bravo architetto del Novecento, no, non è vero, non è, non è il più bravo, ce ne sono molti più bravi di lui. È il più potente? Sì, è di gran lunga, ma di gran lunga il più potente architetto. Del Novecento in Italia e forse non solo in Italia. E quindi partiamo, partiamo da queste considerazioni. Pensavo di presentarlo un brevissimo profilo sotto due aspetti: le architetture che ha realizzato e le relazioni che riesce a intessere con il mondo, con l'elite politica, economica finanziaria e via, e via dicendo. Qui lo vedete, è nato nel 1881, qui a circa eh, 30 anni, e il, la sua prima opera è Bergamo, credo che si veda, eh, dove arriva che non è ancora diplomato, partecipa a un concorso, lo vince e eh, inizia la costruzione del, centro, del nuovo centro di Bergamo. Sono sei palazzi, ma sei palazzi molto grandi, tra cui la Banca d'Italia, il Palazzo di Giustizia, due banche e via, e via, e via, e via dicendo. Lo conclude nel 1927, quindi ci impiega vent'anni, ma è l'opera che lo fa conoscere. Marcello Piacentini viene conosciuto prima eh, della Prima Guerra Mondiale e eh, prima del fascismo eh, per questa opera. Nel frattempo eh, si, fa eh, si fa conoscere, riceve incarichi importanti. E soprattutto viene mh, indicato come l'architetto che rappresenta l'estero l'Italia. Questo è il padiglione italiano che presenta a Bruxelles, siamo nel 1910. Eh, poi nell'11, quando c'è il cinquantenario dell'unità d'Italia, i padiglioni più importanti sono padiglioni provvisori, ma vengono affidati a Marcello Piacentini, che quindi in qualche modo è, no, rappresenta eh, lo Stato italiano. 1914. Riceve eh, assieme al padre l'incarico di progettare la sede della Banca d'Italia in piazza Parlamento a, a Roma. 1915, eh, sempre con questo, come Alfiere dell'Italia, eh, presenta e realizza a San Francisco la cittadella italiana, che è il padiglione italiano. Qui è interessante che Piacentini non presenta il solito padiglione ma un pezzo di città. E quindi un, un certo interesse appunto per eh, il, problema, il problema urbano. Eh, quando scoppia la guerra, il 24 maggio, eh, Piacentini è a San Francisco e, eh, e, e ritorna in Italia. A questo punto faccio un salto: eh, siamo nel 1922, ottobre. Mussolini al potere. e Piacentini all'epoca è già noto, è già uno dei più noti, più conosciuti architetti italiani ma con l'avvento del fascismo il eh, suo percorso professionale cambia eh, radicalmente. All'inizio eh, per, per Marcello Piacentini non è stato facile, eh, viene aggredito da una squadra fas di fascisti, da, da degli squadristi, eh, viene costretto a bere l'olio di ricino, per i suoi, eh, lo accusano dei suoi rapporti con, con la massoneria, di cui diremo qualcosa. Piacentini non diventa un antifascista, per questo, non diventa un, anti, un antifascista, ma anzi eh, si pone subito al servizio di Mussolini, si pone subito al servizio eh, del, eh, del, del fascismo. Mm, e il fascismo gli affida eh, fin da subito eh, i suoi più importanti edifici pubblici. I più importanti edifici pubblici vengono affidati a, a Piacentini. Qui siamo nel 1924, quindi da due anni al, al potere, e viene dato l'incarico di progettare questo edificio, che è un edificio grande, imponente, che è la casa madre dei mutilati a, eh, a Roma. Eh, quasi contemporaneamente, perché siamo nel 1924, lui vince un concorso per un monumento ai caduti a Genova che verrà realizzato, terminato nel 1931, che è questo. Che è questo. E poi due anni dopo, qui a Bolzano, eh, l'altro monumento è caduti, eh, sono due cose eh, completamente diverse. A Genova ha vinto un concorso, qui a Bolzano invece accade per la prima volta che riceve l'incarico in pratica direttamente da Mussolini. E eh, Mussolini è il committente, Piacentini va a Palazzo Venezia a mostrargli i disegni, quindi è un rapporto diretto che ovviamente, ha, che ovviamente a, Genova, eh, a Genova non, non c'era. Eh, Mussolini è eh, esplicito, dice: Qui voglio un segno di conquista, un segno conquistatore, dice, quindi un segno di conquista. E Piacentini, presentando, terminato il, il, il progetto gli dice queste parole, sempre tra virgolette, questo è il vero monumento fascista, non dice italiano, è il vero monumento fascista. È il vero monumento fascista perché questo edificio, come tutti sappiamo, ha eh, no, incorporato nelle colonne eh, i simboli del fascismo. E il vero monumento fascista lo possiamo leggere in due modi. È il vero monumento de del fascismo. E anche il vero monumento che viene dedicato al fascismo. No? Il, che, qual è l'operazione che viene fatta? È quella di identificare la vittoria italiana con il fascismo. E quindi si celebra eh, contemporaneamente fascismo e vittoria italiana. No? Mussolini dice solo chi è fascista è italiano. No. Chi non è fascista non è italiano. Ecco, quindi c'è tutta questa cultura della prevaricazione eh, che è fortissima in questa quest opera, in questo, in questo monumento, che ha questo chiaro eh, significato. Altra cosa che, devo, che è importante sottolineare è eh, questo non è il monumento comunale, del comune di, della municipalità di Bolzano, questo è un monumento eh, nazionale, cioè questo monumento viene finanziato attraverso eh, una. Mh, partecipazione collettiva, eh, quindi non è, non è semplicemente il monumento di Bolzano, no, è un monumento che ha una valenza eh, nazionale, c'è cioè una partecipazione eh, collettiva, una raccolta di fondi che va ben oltre eh, le, le aspettative e quindi con questa caratteristica. Qui vediamo Piacentini nel 1928, forse si vede poco, ma eh, le due fotografie sono le fotografie proprio del monumento a eh, alla vittoria qui a, a Bolzano. Ecco, e eh, adesso vado sempre in ordine cronologico. 1927 riceve l'incarico di progettare il primo ministero del fascismo, che è il Ministero delle Corporazioni. Siamo a eh, Roma. E poi 1928 altro intervento eh, fondamentale, strategico, eh, che è la nuova piazza della Vittoria a Brescia. Eh, qui viene chiamato proprio a creare il foro del fascismo, la piazza del fascismo. Eh, anche qui un intervento, sono interventi imponenti. Eh. Viene creata una, una piazza dove prima non c'era una piazza, viene, vengono distrutti, demoliti degli, degli isolati e. Qui è la continuazione di Bergamo, se volete. No? A Bergamo è già stato fatto un intervento urbanistico di questo inaugurato, poi da, eh, inaugurata la torre da, da Mussolini nel 24. Qui in due anni e mezzo eh, Piacentini progetta ben 14 palazzi, in due anni e mezzo, qualcosa che è difficile già da fare oggi. Tra cui quella torre che vedete, che è in quel momento lì l'edificio più alto d'Italia, un grattacielo, sono 57, eh, 57 metri. Ecco, Mussolini, che va a inaugurarlo, dice: Qui non servono parole perché parlano le architetture. Ecco, e questo intervento a eh, Brescia è un intervento che va ripetuto, che va ripetuto altrove e viene, e viene ripetuto. C'è chiarissima la volontà del fascismo proprio di lasciare un, un segno forte all'interno della eh, città. Ecco qui partono poi tutta una serie di eh, incarichi a Piacentini, e qui siamo a Torino, via Roma, questo è il secondo tratto. E Piacentini viene incaricato, no, non so se si riesce a vedere, no, del collegamento in pratica dell'area che va da eh, Piazza San Carlo a Piazza San eh, Felice e, ed è un'area enorme. Piacentini si interessa del prospetto su Via Roma, sono. 700 metri che, no, scanditi da delle, eh, da delle colonne, quindi fa una grande via romana e poi assegna a una ventina, trentina di architetti e ingegneri eh, i lotti, che stanno, i lotti che, stanno, che stanno dietro. Qualcosa di simile lo fa a Genova, qui siamo in Piazza della Vittoria, dove eh, sorge quel monumento di cui vi ho fatto vedere prima, questa è una piazza nuova, Piacentini disegna tre palazzi e poi affida gli altri palazzi. Ad altri eh, architetti. Quindi ogni volta fa da, eh, da, da regista, sta dicendo come, come bisogna fare. Qui siamo a Trieste, situazione simile: eh, c'è la zona di Città Vecchia che viene eh, demolita, gli viene dato l'incarico di un palazzo che è quello delle generali e poi, eh, e poi si prosegue con gli altri eh, palazzi. A Milano non abbiamo un intervento così eh, esteso. Abbiamo diversi interventi, tra cui il Palazzo di Giustizia, che è un palazzo che va a occupare un isolato enorme, è il secondo palazzo per volumetria costruito dal fascismo. Siamo a livello di metri cubi un po' meno della reggia di Caserta, tanto per capirci. Ecco, poi nel 1934 c'è il piano regolatore qui a Bolzano, nel 1927 era in commissione. A, 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 a Bolzano e poi come di solito accade eh, il giudice eh, a giudice viene dato l'incarico. Piacentini queste cose capitano spesso, a, a Brescia era successo così. Qui, eh, qui si vede poco purtroppo, pensavo che lo schermo fosse molto più grande, ma nel piano regolatore del 34 c'è una cosa che forse eh, è stata già sottolineata, ma forse andrebbe sottolineata di più ed è l'idea di Piacentini in pratica di demolire il lato nord di via Portici e quindi eh, con demolizioni e ricostruirla ovviamente, e ovviamente ricostruirla dobbiamo pensarla ricostruita da Piacentini. Ecco qui. E questo è un chiaro volontà di andare a italianizzare anche eh, la città storica, no? c'è la città italiana accanto, ma anche pezzi della città storica devono essere eh, ridisegnati. Progetto eh, che prima di inviarlo qui al Podestà viene esaminato da, da Mussolini, quindi Piacentini va a a Piazza Venezia, a Palazzo Venezia, di far vedere il progetto, va bene, e, e, e si, si riparte. Ecco. Poi altro intervento notevolissimo è la città universitaria di Roma, iniziata nel 1932 e terminata nel 1935, e anche qui eh, la cosa più interessante dal punto di vista storico, ma per capire, è che Piacentini disegna la planimetria. Disegna il rettorato, che è questo, e poi eh, chiama una serie di architetti e li dirige, fa, fa, fa da regista. E chiama anche architetti che non la pensano architettonicamente come lui, come è Pagano, per esempio. No, ma riesce a trovare lui, è un uomo di grande mediazione, di grande eh, capacità di far lavorare le, eh, le persone. Anche qui sono tre anni, è un pezzo di Roma, eh. anche qui sono tre anni. C'è un, una. una un telegramma di, di Mussolini, o meglio della segreteria particolare del Duce, che gli dice, eh, abbiamo deciso di prorogare la, la, il giorno dell'inaugurazione, per cui puoi, puoi, puoi rallentare, ma Piacentini su questo è affidabile, Piacentini è straordinario su questo, questo gli va assolutamente riconosciuto. Ecco, e poi eh, lo conosciamo tutti, l'apertura di via della conciliazione a Roma, altro intervento no, che è una via, in realtà una grande piazza allungata, che ha comportato, come vedete, come conoscete, la distruzione di un pezzo eh, di grande qualità architettonica della città di Roma, che sono la spina dei, dei borghi, e questo col beneplacito del Consiglio Superiore Antichità delle Arti. Perché nessuno, nessuno lì ha alzato, alzato il dito. Giovanone ha detto: Io mi dimetto, e poi non, non si è dimesso. Piacentini è pure lui nel Consiglio Superiore Antichità Bereato, qui c'è un conflitto di interessi formidabile. E poi, eh, così, eh, per, per mostrarvi, poi Napoli, eh, questo è il Banco di Napoli: ecco, questo grande intervento a Napoli beh, lo realizza in un anno. Lo realizzano in un anno e siamo a Napoli, dove forse non è la città più efficiente d'Italia, ma è riuscito in un anno a costruire questo edificio che è imponente. E infine l'opera più importante, quella decisiva, che è le 42, che l'attuale Euro, che nasce appunto come città mussoliniana, la città che deve durare secoli, Qui Oieti dice che qui non si, fa, non si fanno case, qui si fa la storia. No? È la città che deve dare eh, l'impronta stilistica dell'Italia di Mussolini. Piacentini è colui che disegna il piano urbanistico, questo è eh, no, l'oggetto più conosciuto delle 42, un'architettura che chiama alla, alla romanità. No? al metodo di Roma, alla continuità, no? una nuova stirpe di dominatori del mondo è rinato no? con, con, con il fascismo, e questi archi che richiamano appunto all'antichità alla, alla, all romana. Eh, qui si vede poco, mi piaceva molto questa, è una mappa d'Italia eh, eh, con indicati dei puntini, mi serviva solo a dirvi quante città lavora Piacentini, e sono 28 città, se volete, il nord va da Torino, Novara, Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano, Padova, Venezia, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Bologna, Genova, Firenze, Livorno, no? Si scende Napoli, eh, Reggio Calabria, Messina, Palermo, eh, Cagliari, no? Quindi, no. Non c'è nessuno in Italia. Ma neppure ne, ne dopo di lui eh, che ha lavorato, no? in alcuni casi con cons, consulenze, ma sono sempre consulenze importanti: sono consulenze al piano regolatore. A Padova, la consulenza al piano regolatore si prende i disegni, se li porta a casa e, e dice come deve essere fatto il piano regolatore. Quindi, no? Poi, i nomi di chi fa il piano regolatore sono altri, ma l'impronta è stata data. Molte volte eh, non è. Non vuole apparire, non può apparire, è, tro è troppo esposto, no? e quindi ci sono degli architetti che firmano, che firmano per lui. Ecco. altro dato eh, di cui... Si vede? Riuscite a vedere i numeri? Ecco. Ok. Altro dato eh, che, su cui va, va detto, va studiato meglio, ma è il, la, la gestione dei concorsi di architettura, che sono un'istituzione... La migliore perché è trasparente, non mette tutti alla pari. Ecco, durante il fascismo con Mussolini non sono, con Piacentini non sono stati assolutamente questi. Eh, su un campione di 270 concorsi, e sono tut, nazionali, tutti i più importanti, Piacentini è in giuria 46 volte, più di tutti. Poi c'è Calzabini, che è il segretario del sindacato fascista architetti, che è 37 volte, ed è deputato, e poi c'è Foschini. Calzabini e Foschini sono due personaggi legatissimi a Piacentini e fedelissimi. Tutti e tre fanno 111 presenze, significa che su 270 concorsi questi tre sono no, in, in quasi tutti i concorsi. Questo significa avere un controllo per esempio sui concorsi, significa indirizzare l'architettura. Eh, Verso un certo linguaggio che, che è quello di cui adesso vi, 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 vi dirò qualcosa. Ecco, ma qui c'è una gestione appunto abilissima e eh, spregiudicata di questo strumento. Eh, lo studio, questo l'ho scoperto solo, eh, si impara un po' alla volta. Eh, lo, sono 60 metri di distanza a linea d'aria tra lo studio di Calzabini che è il segretario nazionale di Stancato Fascista Architetti, che ogni volta che c'è un concorso deve indicare il suo rappresentante, e Piacentini. 60 metri di distanza tra i due studi. Questo mi era, mi era, mi era sfuggito forse anche, quando, in, in, anche, in, anche in questo libro. No, e quindi è una cupola, no? è una eh, gerarchia chiarissima, eh? in, in cima sta Piacentini e poi, e poi gli altri. Ecco. Questo è un po' così, per parlarvi eh, dell'architettura. Eh, i rapporti, I rapporti che lui ha col gota finanziario, col gota economico e col gota. Eh, soprattutto all'inizio è sostenuto da, eh, da Stringer, da Bonaldo Stringer, che è il direttore della Banca d'Italia. L'intervento a Bergamo decolla grazie a Stringer. E Stringer, ci sono incontri, siamo. siamo 1908, per cui Piacentini ha 27 anni, eh, siamo in luglio, e viene convocato in via nazionale da Tringer e discutono del progetto della Banca di Bergamo. No, 27 anni chiamato da quello che noi chiamiamo, adesso il governatore all'epoca si chiamava direttore generale della, della Banca d'Italia. Vi faccio vedere brevemente, spero che si veda, eh, questo fresco che eh, anche questo... Lo, l'ho scoperto continuando a studiare, che mi, ha, che mi ha molto colpito. Siamo nella Banca d'Italia, in quella sede fatta in via, eh, in piazza del, del Parlamento, e è l'apoteosi del prestito il titolo. È un affresco, nella sala principale, ci sono due gruppi di persone. Queste persone che vengono raffigurate sono dei personaggi reali. Eh, L'opera è finanziata da Stringer, ma Stringer non vuole farsi... Apparire, è una persona che crede nella sobrietà, è una persona di, di valore, di qualità assolutamente. E si fa sostituire, vedete? Sulla sinistra, si fa sostituire da questo signore con la barba, che si chiama Ferrari, poi vi dico chi è. Ecco, sull'altro lato ci sono un altro gruppo di persone. Eh, il, la persona con, eh, vedete, che ha un, ha un modello è il prestito, è, è l'apoteosi del prestito, cioè è eh, io affido appunto de, del denaro e questo denaro eh, viene trasformato e produce benessere. Ecco, dall'altra parte, chi c'è? Chi riceve questo, questo denaro, chi, questo prestito? Ecco, ci sono due personaggi e sono i due Piacentini, padre e figlio. Marcello, eccoli qua, vedete? Riuscite a, a vedere? Eh, c'è Marcello e Pio Piacentini. E sopra c'è eh, Ferrari, Bargellini è il pittore che si è autorappresentato, Dietro Piacentini c'è Tittoni che poi sarà eh, presidente del, del, del Senato. Chi è Ettore? Ferrari chi è? Ferrari, Beh, Ferrari è colui che è a capo della Massoneria in Italia, è il gran maestro del Grande Oriente d'Italia. E, e quindi questo ci spiega il rapporto molto forte che c'è stato. Eh, Inizio, inizio del Novecento, fino, ecco, tra massoneria e architettura, mass massoneria e, 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 e piacentini. Ecco, e poi vi dicevo del legame eh, con il mondo economico, con il mondo politico. Qui eh, ho indicato con la freccia eh, Giovanni Agnelli. Via Roma a Torino è in gran parte finanziata dagli, dagli agnelli, dalle imprese edilizie delle, eh, degli, eh, degli, degli agnelli. Qui lo vediamo assieme a Mussolini e a Orsi e Orsi è il presidente della Banca Nazionale del Lavoro. Piacentini ha fatto la sede della Banca Nazionale del, eh, del Lavoro. Ottimi rapporti li ha anche con Volpi, ex ministro delle eh, finanze, a cui Piacentini, presidente della Confindustria, Piacentini fa un progetto non realizzato per la sede della Confindustria in Piazza Venezia a, a Roma. Questo è eh, Edgardo Morpurgo, che è il presidente eh, delle assicurazioni generali, e Marcello Piacentini, oltre alla villa, a Morpurgo fa la sede delle generali a Torino, all'inizio di via Roma, eh, a Milano, non ho l'immagine, a Brescia, ve l'ho indicata con la freccia, a Trieste, a Zagabria, a eh, Gerusalemme. Ecco, no, per, per capire, sono incarichi che, che a un architetto ne basterebbe uno, per, ecco, qui invece sono eh, eh, con, concentrati. Qui lo vediamo eh, con paparatti, eh, con il modello di via della conciliazione. Eh, il Papa è in spalle, Piacentini è eh, alla nostra sinistra rispetto al Papa, c'è anche, anche Bottai. Ecco, poi ci sono i rapporti che ha con, eh, con eh, eh, i gerarchi del regime. Eh, sono rapporti eh, di eh, amicizia, qui lo vediamo accanto a Braccetto con Bottai. Con Bottai c'è un rapporto di amicizia eh, forte. E, qui alle, eh, è Bottai al... al come testimone di nozze della figlia di Piacentini, quel signore con la, con la mano e quel calzabini che vi ho citato prima, eh, che fa il saluto, il saluto romano, c'è cioè un rapporto di, di amicizia forte tra Bottai e Piacentini, così come eh, con eh, Federsoni che qui vedete, che è stato presidente del, del Senato, anche qui proprio di cioè, amicizia nel senso che si va a cena assieme, eh, questo tipo di... Eh, di rapporto. Eh, Federzoni è quello che mette al corrente eh, Mussolini eh, sulla seduta del, del Gran Consiglio del 25 luglio, per esempio. Rapporti con Costanzo Ciano, il, eh, Livorno, gli incarichi che riceve per Livorno riceve da Costanzo Ciano, rapporti col figlio di Ciano, Galeazzo, eh, viene fatta una villa ad Antignano per Ciano fatta da Piacentini ma firmata da Pascoletti perché non voleva apparire, app, app, apparire troppo. Rapporti con Turati, Augusto Turati, ex segretario nazionale del partito fascista che proprio mentre è segretario nazionale eh, in carica Piacentini Piacentini dice mi ha quasi obbligato a fare il, proge a fare il progetto per Piazza della Vittoria a, a, a Brescia. Qui lo vediamo con Renato Ricci, eh, presidente dell'Opera Nazionale eh, Balilla, rapporti invece eh, scarsi, mh, poco, poco documentati perlomeno con Starace, stanno aspettando qualcosa, e, e invece un, uno screzio con Marinelli che è il segretario amministrativo del, del Partito Nazionale Fascista. E infine, e chiudo i rapporti con, con Mussolini, eh, mh, la frequentazione tra i due, quella documentata, abbiamo documentato su 60, 60, sono 60 volte documentati gli incontri tra i due. Ma dobbiamo immaginare: mh, oltre il doppio, ovviamente forse, forse vicino ai 150-200 volte, no? Perché ovviamente eh, Bastava una, una telefonata o un, o, un, o, un, o un telegramma. Vediamo brevemente quando si sono incontrati. Qui siamo a Bergamo nel 24. Eh, una delle prime cose inaugurate da Mussolini inaugura questa torre ai caduti a Bergamo in quel centro, in quel centro urbano di cui vi ho fatto cenno. E qui eh, eh, con questa immagine c'è il modellino dell'arco dell di... Eh, di, di, eh, di Bolzano e vi ho accennato prima gli incontri che ci sono stati a Palazzo Venezia appunto, per quanto riguarda la progettazione di questo arco come sapete a un certo punto m, è l'unica volta che, che l'ho letto almeno tra le, tra le carte di Mussolini e De Oietti, e De Oietti che, lo, che lo racconta Gliela, probabilmente l'ha sentito da, da Piacentini Mus, Mussolini ha schizzato una sorta di cannone eh, sulla cima di questo su, sull'attico di, di, di questo arco non rivolto ovviamente verso, verso il Brennero, qui li vedete nel 28, il giorno dell'inaugurazione della casa madre dei mutilati, qui durante un percorso, vedete c'è una discussione tra i due, eh, durante un sopralluogo per il piano regolatore di Roma, ovviamente dentro c'è Piacentini e, vi, e via dicendo, qui siamo a... Eh, eh, qui siamo a, a Brescia nel 32, quando Mussolini appunto dice che qui non servono parole. Piacentini è l'ultima figura eh, sulla destra, ma quando salgono sul palco sale prima eh, Mussolini e poi, e poi dietro c'è Piacentini. Qui siamo a, a Roma, eh, siamo nella Villa Farnesina. Eh, li vedete accanto c'è Piacentini, Mussolini, Cardinal Gaspari e Marconi, l'Accademia d'Italia. Questo durante eh, il cantiere della città universitaria. Piacentini è quello con la cravatta a strisce in, in diagonale con, con in bianco. Questa foto eh, visita il cantiere. Eh, del Palazzo di Giustizia di Milano, quel cantiere enorme di cui vi ho detto, ogni volta ovviamente che Piacentini, Mussolini andava a Milano in tal cantiere, Piacentini arrivava, perché doveva essere, doveva essere presente. Credo si riconosca, lo riconoscete? Ok. Qui, eh, durante una visita, un primo sopralluogo per il primo sopralluogo eh, per via della conciliazione a Roma. Qui... Eh, siamo sempre a Roma per un lavoro, l'apertura di via Barberini, una correzione del tratto di via Barberini, lo vedete davanti al plastico. Qui siamo di nuovo in via della Conciliazione e qui siamo alle 42, quell'intervento che vi ho detto è l'intervento maggiore, maggiore, vi faccio vedere altre immagini. Vedete, questo è tutto un gruppo di architetti. Eh? C'è Piacentini, poi c'è Moretti, Quaroni. Qui sempre alle, alle 42, e qui sempre alle 42. Piacentini è quello con quella cartella bianca eh, sotto, eh, sotto il braccio. E qui, un'altra eh, foto, eh, sono foto inedite in pratica. Eh, non, non. Eh, e durante il eh, 1941 c'è una variante al pianogratore di Roma... E, e, e Piacentini sta esponendo i lavori che sono stati fatti qui la stampa tace non, non, non si dice nulla eh, eh, perché la guerra sta andando male siamo a ottobre 1928 ottobre 1941 eh, e la guerra sta, eh, sta andando male sintesi eh, i due non sono amici i due non sono amici si usano uno con l'altro eh, c'è un certo direi un certo cinismo eh, in, in, in entrambi. Eh, quando c'è una chiara gerarchia, quando si discute decide, eh, decide Mussolini, le scelte finali, molte volte Mussolini fa delle scelte contraddittorie e l'altro lo segue, l'altro eh, Piacentini è un politico, eh, è, uno, è, uno è uno straordinario politico, però probabilmente Piacentini qualche volta riesce anche a, a indirizzare il pensiero di eh, di Mussolini. Ecco, non dobbiamo pensare che sia semplicemente un signor sì. Dice di sì quando deve dire di sì. Ma eh, ecco, e, e ci sono diversi episodi in cui, in cui dice appunto di, aver, di avergli eh, cambiato, fatto cambiare idea. Eh, hanno degli obiettivi comuni. Eh, eh, scusate, Mussolini eh, si serve dell'architettura. Dell Beh, uno perché gli serve per il consenso e questo. Va, va esteso un po' tutta la politica a lui ovviamente punta tantissimo sull'architettura e cerca il consenso e lo ottiene anche attraverso eh, l'architettura ecco, poi secondo punto eh, il durare, fare cose che rimangono no? abbiamo accennato, aveva accennato prima Giorgio, no? fare cose che, che rimangono che lasciano eh, il, il segno eh, Mussolini è, è ossessionato dall'idea di durare Durare al governo, ma poi durare dopo, dopo di lui, no? e quindi architetture eh, che rimangono. Terza cosa, e questo vale soprattutto nella, dopo la metà del, degli anni 30, attraverso l'architettura, eh, trasmettere significati, trasmettere eh, simboli, trasmettere miti: no? il mito della, della, della romanità. Piacentini a sua volta. Eh, si serve del fascismo, uno perché ha grandi ambizioni di, di potere, no? eh, è ambiziosissimo. Ecco. L'altra cosa che, che è interessante, che forse va, va, eh, va indagata, è eh, pensa che appunto, questo regime dittatoriale fortemente accentratore, con questo rapporto che riesce ad avere con Mussolini, Diciamo in parole povere di dare uno stile all'architettura italiana uno stile, e di essere lui il regista, di essere lui quello che dice da che parte andare e come, e come andare. Okay. Grazie, grazie Paolo. Io partirei per questo dialogo. Proprio da quello che dicevi a proposito eh, del, di Piacentini come eh, persona eh, vicina al potere no? e persona che poi diventa potere, gestore di potere. Eh, abbiamo da una parte negli anni, negli anni del negli anni, nel ventennio un Piacentini osannato, celebrato. Eh, nel dopoguerra abbiamo un Piacentini dileggiato, criticato aspramente. Io eh, vorrei citare perché mi sembra importante eh, dei, alcuni dei giudizi che tu riporti nella prefazione del volume. Eh, primo di un suo ex alunno, che è Bruno Zevi, che parla di Piacentini: dice Piacentini morì nel 25, incarnò. Sì, lui muore nel 60, esatto. Incarnò la storia d'Italia in, in ogni sua piega corrotta. Era un despota con pochissimi scrupoli e autore di deprecabili sventramenti. E massimo esponente di un malsano costume trasformistico italico. E poi il giudizio di De Seta, pontefice Massimo di una scuola romana che era una scuola delinquere, oppure Cederna, l'archeologo che parla di Piacentini come maestro del trasformismo. Della bugia, il genio del doppio gioco, quindi di, una, di un Piacentini ambivalente, ambiguo. E, eh, però de, de, cioè, tra, queste due, eh, tra queste due prospettive, come dobbiamo leggere la figura di Piacentini? Io direi di partire da questo, anche per, per inquadrare, eh, e sarà poi la, la seconda parte, credo, la, o la seconda domanda che mi piacerebbe, mi piacerebbe farti, se eh, in che misura dobbiamo intendere. E Piacentini come una sorta di rappresentante del rapporto che ci fu tra il fascismo architetti e il fascismo architettura. Provo un attimo, un attimo, provo un attimo a rispondere. Allora, Piacentini nel dopoguerra è stato oggetto di ostracismo, ma ostracismo radicale. Zevi, eh, Cederna, eh, De Seta no, e, e, parecchi, e parecchi altri. Eh, Zevi, ebreo, eh, costretto ad andarsene, va a studiare eh, prima in Inghilterra e poi negli, negli Stati Uniti, eh, ritorna in Italia con le truppe americane. Fa parte anche dei servizi eh, segreti. E, per cui eh, Piacentini è il fascista. Piacentini è, è Zevi ha una visione eh, ma, manichea, no? distingue net, nettamente e vede in, in Piacentini l'origine di tutti i mali, è, è il corrotto. No? No. Però voglio dire, non sta sbagliando, perché questo Piacentini aveva in realtà un potere enorme no? che, e quindi. Eh, Ecco, e, e quindi, se volete, Zevi è anche però colpito personalmente no? dalle leggi razziali e, dalle, e, dalla, e, dalla, e quindi da questo giudizio eh, estremamente negativo di ostracismo. Dice, lui fa una storia di architettura moderna, dice, eh, qui non compare Piacentini perché Piacentini non è un architetto moderno. No. Quindi lo, tagli, lo taglia fuori. E sulla sua scia, appunto, poi abbiamo eh, Cederna, De Seta e via, e via, e via dicendo. Eh, possiamo anche mettere nei panni di, di Zevi, no? di, chi, di, 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 chi, eh, di chi ha sofferto. Eh, da un punto di vista storico le ricadute sono state, eh, in qualche modo, pesanti, nel senso che la figura di Piacentini non compariva sui libri di storia. No? Ma abbiamo visto che è un architetto che progetta più del 50% dell'architettura italiana, no? E quindi non parlarne significava non dire che cosa è stato, ecco, non dire che cosa è stato. Eh, credo Giorgio che vada storicizzata questa reazione di, 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 di Zevi, forse sarebbe appunto da ragionare, no? Perché ecco, noi adesso siamo, abbiamo questa lontananza. No? e possiamo invece vedere le cose da un punto di vista eh, storico, vedere quindi la complessità e scoprire. Io quando ho fatto questo libro, ovviamente non, non io, siamo partiti con l'idea, cioè, siamo partiti con l'idea, c'è stato un libro di Lupano, siamo negli anni Ottanta, e Lupano aveva lavorato, aveva il grande merito di aver lavorato, ecco, Lupano rovescia, Lupano dice che bisogna rivalutare Piacentini. E rivalutarlo dal punto di vista architettonico. Io non credo che Piacentini sia un grande architetto, ce ne sono architetti molto molto migliori. Però è un architetto che ha un potere enorme. Ecco. Lupano aveva messo due paginette di biografia alla fine e più un elenco delle opere. Ecco, questo elenco delle opere era, era, era. andando poi a lavorare, beh, si è scoperto che c'era molto di più dietro. Mi spiego? E quindi. Il silenzio di Zevi era un silenzio steso su gran parte della storia dell'architettura, 40 anni, perché Piacentini dal, eh, da quasi 50 anni di storia, ecco, no? perché Piacentini bisognava tacere, perché Piacentini era il corrotto, era il fascista, era. No? Certamente. Ecco. poi altra cosa, il fascismo di Piacentini, certo Piacentini è... Eh, no? Però Piacentini, io direi, eh, aderisce al fascismo per calcolo. Eh. Non è una fede quella di Piacentini. Piac gli amici di pe le persone che frequentava eh, prima del fascismo è l'ambiente del sindaco Nattan, no? radicale, eh, socialista, riformista. Ecco. Dopo, nel dopoguerra la persona a cui si aggancia Piacentini nel secondo dopoguerra è Giulio Andreotti. Perché ha capito subito chi è la persona. No? Eh, che, mentre con De Gasperi è un rapporto sempre molto difficile, perché De Gasperi lo, lo conosceva. E, e, ecco. e quindi, eh, diciamo così, nel dopoguerra, su Piacentini si è creato appunto un atteggiamento di ostracismo che non ha permesso di conoscerlo. Io credo che adesso questo, questo, questo va, va fatto, quello che ho cercato di scrivere in questo libro è, 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 è proprio questo, no? riconoscendo anche la grande abilità eh, di gestione dei cantieri che aveva questo uomo, che su, su questo dobbiamo... Eh, quando Sper viene in Italia eh, a, a vedere le 42, ma viene a vedere non tanto l'architettura ma come stanno organizzando le cose perché vi ho fatto vedere Piazza della Vittoria a, a Brescia la conosciamo tutti l'ha fatta in due anni e mezzo eh. due, due, due anni e mezzo significa e, e non, non vivendo lì a Brescia andando su Bre ha messo degli architetti che, del suo studio che seguivano Ecco, e andando su, ma contemporaneamente ha tanti altri cantieri, perché non ha solo, solo Brescia. Ecco. ecco, quindi allora dal punto di vista storico questo gli va riconosciuto, no? così come gli va detto chiaramente che non è un personaggio coerente. Piacentini non è un personaggio coerente, eh, distrugge via della, no? via, la spina dei borghi, ma un anno e mezzo prima aveva scritto sul giornale che non bisognava toccarla. C'è un progetto di Giovannoni del 29 per Roma distruttivo e lui gli dice a Giovannoni, no, non... Giovannoni è il preside della scuola di architettura di Roma all'epoca, dice no non devi distruggere e lui contemporaneamente a Brescia distrugge un pezzo di città, quindi è di una incoerenza un'incoerenza. Questo vi ho detto è un personaggio politico anche perché sa stare dietro. Mussolini è uno che zigzaga, eh? è uno che, che non. Ecco, e Piacentini gli sta dietro. Mussolini a un certo punto è probabilmente a favore dell'architettura più moderna e Piacentini si adegua. Poi Mussolini vuole più archi e colonne e l'altro si adegua. Ecco. Probabilmente hanno anche detto qualcosa, ma voglio dire, alla fine vi ho detto chi decide Mussolini. Eh. E rimanendo, rimanendo attorno a questo tema, eh, quanto è rappresentativa la figura di Piacentini per delineare il rapporto tra architetto e fascismo? Sappiamo che la vicenda architettonica del ventennio è complessa, è molto articolata. Parliamo poi di una professione che diventa ordine in quegli anni, no? sì. cioè quindi c'è. L'immissione anche di nuovi architetti, di nuove tendenze. Eh, Piacentini che ruolo ha in tutto questo? Cioè, fa, è una sintesi, fa sintesi eh, ed eventualmente come si rapporta rispetto al, eh, so, all'internazionalismo in architettura, al gruppo dei razionalisti, al gruppo 7. Cioè, eh, è un come dire, un, un, un una figura simbolica o va vista dentro a una complessità okay. eh, maggiore? Provo a rispondere, eh, le domande sono bellissime. <ride> allora, eh, Piacentini, tanto per insegna nella facoltà di architettura di Roma, la prima cattedra di urbanistica ce l'ha Piacentini, si chiamava Lisa Cittadina. Ecco, comunque, no? e dal 21 in poi, lui insegna architettura e, e insegna urbanistica nella facoltà di architettura e quindi è, coi, è con i giovani e con i giovani e... Piacentini è eh, per esempio è stato citato appunto eh, il movimento razionalista no? il movimento razionalista che è qualcosa poi di molto circoscritto perché è eh, un gruppo si esprime attraverso due mostre una mostra del 28 una mostra del 31 eh, nascono circa nel, nel 27 in, quel, in quell'arco di tempo ci sono due mostre razionalisti I razionalisti sono gli architetti moderni in Italia, tanto, tanto per capirci. Piacentini quando c'è la prima mostra plaude a questi razionalisti perché Piacentini viene considerato un architetto dagli stessi giovani razionalisti un architetto, un architetto moderno e lui plaude e dice anche dovete fare un'altra mostra no? eh, dovete stare più attenti al carattere di italianità, dice ma andate avanti la seconda mostra razionalista è la mostra invece eh, che si tiene nel 1931, è la mostra eh, in cui eh, Piacentini viene indicato come il nemico dell'architettura moderna. No, di, e questo da, dal promotor, da uno dei promotori di questa mostra eh, che era Pier Maria Bardi. Ecco, ma qui c'è stato una sorta, una sorta di colpo di mano di Bardi, perché vedendo questi documenti, per esempio, si scopre che Adalberto Libera, uno dei promotori del, dell'iniziativa dei razionalisti, aveva chiesto a Piacentini di partecipare pure lui alla mostra razionalista. No? Bardi invece vuole eh, dividere gli architetti italiani. Li vuole, li vuole dividere, li vuole dividere perché questi architetti italiani sono sotto la figura di Piacentini e quindi con questo colpo di mano che è un tavolo degli orrori, la sera prima, forse dovrei farvelo vedere, ma la sera prima, allora, deve arrivare Mussolini, la sera prima del, dell'arrivo di Mussolini a vedere questa mostra, Bardi, assieme, che, che è quello che però è il... E quello che ha, che ha la, eh, la galleria dove si svolge la mostra, comunque Bardi, fa un collage di oggetti di cattivo gusto. L lo intitola questo collage Tavolo degli orrori, e dentro questi orrori ci sono tre o quattro architetture di Marcello Piacentini. E da lì parte una polemica. Ci sono centinaia eh, di articoli sui giornali no? eh, che, in cui Piacentini, accademico d'Italia. Fa degli orrori, d'accordo? Ed è uno scontro ed è uno, sc ed, è uno sc ed è uno scontro forte. Ecco, però qui c'è stato un colpo di, di, di mano. Di, eh, perché Piacentini eh, appunto era ritenuto, diciamo prima di questo episodio, era ritenuto appunto anche dagli stessi architetti razionalisti, non un avversario. Libera, gli aveva chiesto perché non partecipi. Mi spiego quindi anche qui una, sarebbe una storia da, da, in qualche modo da, da rifare. Questo per, questo per dire appunto che Piacentini eh, viene considerato un architetto moderno, no? e poi lì c'è questo scontro lì del, del 31, e poi lui cerca comunque di nuovo di richiamare dentro gli architetti, ad esempio per la città universitaria di Roma chiama Pagano, e Pagano era uno di quelli, che lo aveva attaccato sei mesi prima e Pagano gli, di, gli manda una lettera, quindi dopo eh, gli dice se lei si mette a capo dell'architettura moderna italiana la riconoscono tutti, d'accordo? Quindi, eh. quindi c'era eh, quello che visto c'era cioè, una parte diciamo una sorta di eh, predominio eh, dell'ufficialità architettonica che faceva capo a Piacentini, ma dall'altra parte, mi viene in mente pensando agli architetti razionalisti, ad esempio a loro il regime aveva affidato quella, quella ventata di giovinezza e di rivoluzione che era importante nello spirito stesso del fascismo. E tanto che eh, da a loro, eh, viene dato a loro il compito di costruire Casa del Fascio, cioè eh, i, gli elementi, gli elementi di, come dire, di, più di socialità o di eh, corporativi, o comunque eh, nello spirito di un, di un fascismo che continua ad essere uno spirito di giovinezza e di rivoluzione. Sen senz'altro, Giorgio, questo senz'altro. no? a questi giovani razionisti però anche qui sarebbe opportuno fare i nomi perché poi non sono neppure tantissimi stiamo, stiamo parlando soprattutto di Terragni o della casa del fascio di Como una delle più belle architetture d'Italia no? di, 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 di quegli anni per Terragni eh, essere fascisti significa essere avanguardia sì. e lui credeva di essere il numero uno il, 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 il primo e quindi eh, entrava in collisione con Piacentini che voleva essere lui il numero uno di, in, in, in Italia Ecco, ed è vero, ma anche qui abbiamo Massutti Miozzo, no? esatto. Mol, molto uh -huh. bravi. Lì c'è un altro discorso perché ci ha detto Renato Ricci, lì andrebbe uh -huh. affrontato. Beh, ecco. ma teniamo conto che le, le case del fascio non vengono date solo ai razionalisti, vengono date certo. anche eh, al, al, alla. Quello che vorrei dirvi su Piacentini, che forse non sono stato sufficientemente chiaro. Piacentini eh, ha questa idea ottocentesca. Eh, di dare all'Italia uno stile. È un'idea ottocentesca, no? Ecco. e lui, durante il fascismo, capisce che questa cosa si può raggiungere. E io credo in parte eh, la raggiunga, in, in, in parte. Per fare questo, ovviamente ha bisogno di collaborazione. Ecco. dare uno stile non è uno stampino, eh. questo piacere, non è uno stupido. Infatti, lui la parola stile non la dopra una o due volte, ma lui parla di indirizzi unitari dell'architettura italiana che significa che si va in quella direzione ognuno per conto suo ma si va in quella direzione ecco, lui con i giovani voleva fare questo lui aveva questo disegno che a Bardi non andava assolutamente bene e quindi gli fa quel, questo golpe diciamo così nel, nel 31 un gruppo di giovani sta con Bardi ma sono pochi, eh, perché l'ambiente comasco è dell'ambiente milanese dei Figini e Polini, BBPR, che poi fonda la rivista Quadrante. Che poi, ecco, però sono. sono ecco, e Piacentini eh, vuole essere ecumenico. Non a caso, quando nel 1932 fonda la rivista, beh, chiama dentro Minucci a gestire la rivista, che era uno del movimento razionalista. No? Ecco, chiama, chiama dentro. Questi giovani, lui, lui non vuole tagliare, no? perché ha questa idea di portare l'architettura italiana verso uno stile. Ecco, questa è la. è, la, è un po' quello che cerco di, di, dire, di dire nel libro, ma che esce proprio con, vedendo tutti questi documenti che ci permettono di avere una lettura più articolata. Sì, questo, questo mi sembra eh, cioè, importante, non eh, continuare, eh, mi pare che il, il tuo lavoro sia anche questo, no? cioè, di continuare a, a parlare di questi, di questi architetti importanti, ma di questo fenomeno complesso che è l'architettura nel, nel ventennio, eh, contestualizzandolo. Perché è altrettanto vero come funziona nei giudizi su Piacentini, funziona molto spesso anche nei giudizi che noi diamo sull'architettura del ventennio. Ovvero, io ricordo il volume di Zögler e Ippolito sulla Bolzano italiana, in cui lo stesso Zögler, parlando del, del piano urbanistico della nuova Bolzano, dice: Ma allora si faceva architettura urbanistica di qualità che è un giudizio che è accettabile, ovviamente, eh, visto con gli occhi di un architetto che pensa al cannibalismo degli anni 60, dove non c'era nessuna idea di piano, che però, secondo me, eh, come dire, toppa, tra virgolette, nel momento in cui, eh, quando Piacentini elabora il suo piano per, per la nuova Bolzano, ha tre principi ordinatori. Gerarchia funzionalità e rappresentatività, ma quella gerarchia è una gerarchia vera e propria, cioè una gerarchia così come lo era la gerarchia del, del, del Ventennio, lui costruisce una città per parti. È una città che ha le entrate, però si entra in un altro ambiente, cioè Piazza Vittoria, lo sappiamo, ha i suoi archi di, di, di ingresso e di uscita, ma è una città che quando è stata costruita era completamente lontana e assolutamente lontana dalla città operaia, della, cioè era, erano delle isole. No? Certo. E, e ecco, per, per, per dire che c'è sempre bisogno... Eh, come dire, di un'ottica di un che, che non, come dire, non scombini il presente con il passato, non so come certo. diversamente definirlo, non so cosa pensi. Sì, no, assolutamente. Eh, Piacentini appunto nel, nel piano per, per, per Bolzano eh, ha una visione gerarchica, ma in tutti i suoi piani c'è una visione gerarchica fortissima e poi c'è sempre questa idea... È che la città deve essere rappresentativa e quindi deve avere degli edifici che rappresentano che sono dispositivi della memoria proprio, che quindi devono lasciare il segno no? cioè il problema dello stile è perché si vuole lasciare il segno no? si può dire eh, questa epoca ha avuto questa architettura così come nel Medioevo c'era l'architettura gotica o, o, o sotto Sisto V c'era l'architettura del Cinquecento del, 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 del Rinascimento quindi eh, eh, no? L'architettura appunto serve, eh, la, serve per rimanere, l'architettura è, è fatta per rimanere, ma perché la, no, la fanno di marmo e non di mattoni? No? Certo c'è anche quella di mattoni, ma proprio perché quella di marmo re, resiste, deve essere, no? quelle parole che vi ho citato prima di, di Ugo Ietti, che è uno dei consiglieri di Mussolini, che gli dice, parlando delle due ma possiamo, può valere anche per l'arco di Bolzano, no? Si fa storia, no? E, e, e quindi se si fa storia le cose devono rimanere. ti dice 300, 400 anni. No, ragionano in questi, in que, in questi termini, eh? E lì sono lucidi. Lì sono assolut assolutamente lucidi. Ma questo vale anche per Giuseppe Terragni, per quella casa del fascio. Che, però l'architettura bisogna mostrarla, perché altrimenti rischiamo di non capirci. Eh, dove appunto lui la vuole in botticino. Perché quella, no, quella cosa lì deve rappresentare il fascismo. Per, per... Io mh, so che abbiamo le 18.30 come termine ultimo, per cui, non volendo monopolizzare il mio dialogo con Paolo, che farei volentieri, eh, cosa che farei volentieri. Lascio a voi se ci sono delle domande o se c'è qualche piccola considerazione rispetto al, al tema. E se no, mh, continuo io. Volentieri. Prego. Lei ah, sì, Prego. detto che detto eh, che Piacentini era un uomo cinico, un, uh, insomma, uno che voleva arrivare, ecco. Però nello stesso tempo credeva nel fascismo, altrimenti eh, non si capisce perché, per esempio, eh, si è riuscito ad inserire un. un una, Cosa così forte, un sentimento così forte, mh, per esempio, nel nostro monumento alla Vittoria, che è diventato un simbolo identitario che è rimasto eh, fino almeno a vent'anni fa, vent'anni fa a Bolzano, dove c'è stato anche un lager, dove ci sono stati torture, crimini, deportazioni, eccetera, quando c'è stato un, eh, la Possibilità di cambiare il nome della piazza e eh, non di buttare giù il monumento, ma di cambiare il nome della piazza in Piazza della Vittoria, in Piazza della Pace, c'è stata una sollevazione popolare, c'è stato un referendum, ha vinto Piazza della Vittoria. Il sindaco si è dovuto dimettere insomma un terremoto. Ma la motivazione era non portateci via l'italianità. Questo vent'anni fa, non settant'anni fa. Per cui, bene o male, lui è riuscito ad esprimere, ci ha messo dentro del suo, vuol dire che ci credeva nel fascismo, tutto sommato. Dipende cosa si intende per la parola credere a questo punto. Cioè, Piacentine non ha una fede nel fascismo. Non ha una fede, cioè una fede nel fascismo ce l'aveva Giuseppe Pagano che muore a Mauthausen che entra poi nella Resistenza. Cioè, una fede ce l'ha Giuseppe Terragni nel fascismo. Piacentini poi nasce da una, no, è una generazione precedente, è due anni più, più anziano di Mussolini. Eh, vive un ambiente liberale, sindaco Nattan. Eh, io Credo che lui, su questo sono abbastanza convinto, che lui appunto lo faccia, lo faccia per calcolo, perché gli conviene in quel momento, mi conviene lucidamente. No? E poi, poi c'è un'adesione, appunto, di convenienza, di calcolo di convenienza. Su quel, ha toccato una cosa che, che mi ha sempre colpito: su quella. Lascia littoria e sulle, e su quegli elementi che, che rimandano al fascio. Ecco, questa è quella che in termini più tecnici si chiama un'architettura lampante eh, scusate, parlante. No? Un parlante. Cioè, il riferimento è chiarissimo. E, no? e, e io mi sono sempre chiesto, così conoscendo Piacentini, che, ma Piacentini era, era, era convinto di questo o è qualcosa che lì Mussolini gli ha chiesto? Mi, mi spiego perché Piacentini poi, le, queste cose non le fa e quando adesso vi dico un nome, ma dovrei mostrarvi. Eh, Palanti eh, fa una cosa col fascio no, in un concorso. Lui lo boccia subito perché è troppo parlante. Mi, so, non so se riesco. Eh, dovrei, ecco, però, secondo me, quella cosa qui a Bolzano io ho, non ho prove. Non ho prove, ma secondo me questa gli è stata imposta da Mussolini. Ed è, la, è la prima volta che si incontrano per parlare di architettura. no? Perché e lui dice questo è il mio... No? Piacentini è, fa è falso. Quando dice questo è il vero mon monumento fascista, nel senso per dire guardate mi avete chiesto io, e, 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 e io l'ho fatto. Eh. Poi lui cerca... Cioè, cioè no, voglio dire, un'architettura non è fascista se, se gli metto i simboli del fascismo. Per, ecco, per Piacentini questo insomma, era un discorso banale no? l'architettura del fascismo era quella che stava poi facendo alle 42 se volete quel, quel monumento di, del, del palazzo della civiltà italiana col, con gli archi no? questa doveva essere l'architettura no? non, non è un ingenuo eh? non, è, non, è, non, è, non è un ingenuo per cui eh, questa cosa così naif ecco, non, non appartiene al modo di pensare alla, cult alla cultura di, di Marcello Piacentini. io credo che lì Mussolini, no? perché poi sono gli anni in cui compare sulle, sulla moneta il simbolo del no? eh, Littorio, è in quel periodo lì, no? gli ha chiesto qualcosa lui, e lui gliel'ha fatta, e lui gliel'ha fatta perché l'importante è non perdere il rapporto con... con mi spiego, Io, sì, questa sì. è l'impressione, non ho nessun documento, però... però perché, il personaggio non è un ingenuo, sa benissimo che non si può imporre uno stile dall'alto, però si possono fare architetture invece che vanno in una, tutte in una, in una direzione. Sì, questo qui sì. E sono, questo significa anche tutte un po' diverse dall'altra, no? È un discorso. Va bene, so, spero di, in parte di, di averle. Non tutto, ma. Anche perché mi pare sia stato ehm, poi eh, sufficientemente chiaro parlando dell'architettura di Speer, lui parla di architettura indivisa, quindi eh, rispetto a una tra traduzione uno a uno di ciò che una, un regime vuole eh, vedere rappresentato, ecco, Piacentini mette molto del suo anche, no? cioè non è così regimentato come può, può essere lo Speer per, per il nazismo. No? Ecco, proprio eh, non c'è questa idea di imporre qualcosa, qualcosa dall'alto, vogliono far sembrare, vi posso raccontare anche alt altri episodi che vanno in questa di direzione, Vogl vogliono far sembrare che gli stessi architetti, che gli architetti, ma dovrei mostrarvi le, 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 anche questo qui che, che avete visto, Tanto per, però forse non è il... un attimo solo eccolo qua no che cosa Quel, quel progetto lì, che noi attribuiamo all'architetto Lapadula, e l'ha fatto la Padula in realtà eh, l'ha fatto anche Piacentini. E Piacentini l'ha ridisegnato, gli ha rinforzato la parte superiore, ha tolto il numero degli archi. Cioè, quello che voglio dire è che eh, Piacentini andava a ridisegnare i disegni, i progetti. E eh, poi questi venivano attribuiti agli architetti, ma gli, la Padula dice: ma questo non è il mio, il mio edificio, perché io ho presentato un'altra cosa, aveva messo molto più archi. Non aveva, ecco, no? mi, mi spiego. Quindi Piacentini interveniva nei concorsi, cambiava i progetti, e poi sembrava che questi architetti avessero aderito a questa idea. Quindi, senza, e quindi sembrava che ognuno partecipasse, e quindi non servisse mettere una cosa dall'alto, imposta, come, 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 era, come era in Germania. Mi spiego? Perché in Germania l'architettura moderna era bolscevica, era giudaica ed era eliminata. No? In Italia non c'è questo, ma vogliono far sembrare che gli architetti vanno in questa direzione di usare gli archi e le colonne. Ecco, dovrei, dovrei, ho degli esempi molto, molto, molto più chiari, è eh? proprio di un progetto di, di Pollini, architetto razionalista, aveva messo dei, dei pilastri e Piacentini gli mette delle colonne con entasi. Teragni crede che l'abbia messo Pollini, si arrabbia con Pollini, poi se si va, Mi spiego, cioè, dietro ci sono delle cose... Se ci sono... Allora, Hannes e poi il signore dietro, prego. non eh, Volevo solo chiedere una cosa, eh, come mai che... Piacentini quando è caduto il fascismo non è stato epurato come tanti altri architetti, vediamo per esempio Angiolo Mazzoni no? che ha fatto la stazione di Bolzano, che ha fatto tantissime opere, tantissime stazioni, e Piacentini invece è riuscito a venirne fuori tranquillo e poi gli è stato anche, gli è stato anche eh, dato la possibilità di completare l'E42. Le sì, sì. E un'altra domanda, e Mussolini sapeva che tipo, era, che tipo era Piacentini, anche perché aveva sotto controllo il telefono? no? L'ho cioè, letto in una forse delle sue prime pubblicazioni che aveva certo, fatto, certo. lo teneva sotto controllo anche perché sapeva che prendeva tangenti, che era un corrotto, però l'ha tenuto sempre al suo fianco Mussolini, forse penso perché era un grandissimo organizzatore, era un grande regista, penso solo per quello, vero? Io, io, io mi immagino. Grazie. Serviva gli serviva, si servono uno, uno, uno dell'altro Il processo di purazione ce l'ha ce l'ha ed è anche interessante. Viene ovviamente eh, prima viene sospeso per sei mesi, poi fa ricorso, e gli viene fatta una semplice ammonizione, e quindi torna, dirà nel processo fa le sue memorie. Di là che lui non si è mai interessato di politica, lui fa solo architettura dirà semplicemente questo, che eh, e quindi lui era famoso già prima, non aveva bisogno, è stato alcune, alcune volte a Palazzo Venezia e racconta un episodio di quando è stato perché volevano demolire l'edificio del padre, che è vero. Ecco, poi eh, chi, lo deve, eh, chi lo deve epurare sono persone che lui conosce bene. E, e quando è più in difficoltà fa affidamento su Andreotti. Quindi, eh. È uno dei tanti esempi di continuità tra fascismo e repubblica che passa attraverso un sì. processo di curazione che non è stato valutato. Eh, eh sì. che, che, che non ha funzionato. Che ha dato sì. altro, cioè... Piacentini è eh, preside della facoltà di architettura dal 1936 al 1940 e poi lo, lo è anche nel dopoguerra, assolutamente non è nel dopoguerra, e Calzabini, che forse è ancora più evidente, che invece viene internato, viene sospeso, poi la, no, viene reintegrato alla fine e pure lui torna a diventare nel dopoguerra preside della facoltà di architettura di Napoli, quindi lì c'è una continuità, una, una continuità for, 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 formidabile. Sì, posso è così interessante che cioè proprio la foto del palazzo della civiltà eh, che peraltro recca quel, un tratto cioè una parte della, del, della dichiarazione di guerra di Mussolini al, al, all'Etiopia a Bessinia cioè mi fa venire in mente oh, la, la domanda che le volevo porre cioè se Piacentini è attivo tolgo, si, si sente meglio se Piacentini era attivo anche in, nell'ambito del cosiddetto impero cioè nell'intera africana come, o, o non lo era cioè si limitava al, 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 al suolo italiano o anche al, e, e un'altra uh, breve domanda anche, cioè il suo rapporto adesso abbiamo già sentito due volte i nomi di Albert Speer, no? perché è molto interessante cioè il rapporto di, uh, di um, uh, Piacentini con Mussolini è in qualche modo assimilabile al rapporto di Speer con Hitler? Allora, sulla prima, sulla prima domanda, eh, quando viene, eh, siamo appunto nel, dopo il maggio del 1936, viene occupata eh, l'Etiopia, Piacentini fa una proposta a Mussolini di un, di un piano nazionale per architettonico complessivo per, per, per l'Etiopia non, so come, come non so come gli ha, gli ha risposto però c'è questa, questa, questa proposta chiara no? Di, eh, dice questa è un'occasione che non dobbiamo perdere abbiamo conquistato un, un, un territorio e qui dobbiamo fare un piano nazionale per l'architettura e dice il modello non è il modello degli stati coloniali eh? il modello è l'architettura nostra cioè l'architettura che si fa a Roma va fatta da ad Addis Abeba. D'accordo? Quindi non è qualcosa di, che imita l'architettura del luogo, eh? no, va, 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 va fatto questo. Poi lui non riceve degli incarichi diretti, però, anche qui eh, eh, uno dei suoi assistenti, che è Plinio Marconi, eh, riceve eh, l'incarico e, e, eh, e fa il progetto poi viene realizzato per municipio di Addis Abeba che è un edificio enorme. Ecco, è impensabile, è impensabile che questo progetto non sia stato fatto vedere a Piacentini. Cioè il suo assistente fa un progetto senza farlo vedere a Piacentini. Questo è, eh. Io ho una cosa che mi ha molto colpito eh, quando ero... Avevo, eh, Incontrato Renato Bonelli. Renato Bonelli era un professore che era comunque stato assistente di Foschini durante il fascismo. Foschini è uno di quei nomi che vi ho fatto vedere, è docente di composizione, Piacentini è il docente di urbanistica. E Bonelli, che era già panziano, avevo, mi ha raccontato questa cosa che mi è, che mi è stata, mi è stata in, in testa. Ha detto che eh, f, f, qualsiasi cosa si faceva, Foschini... Avevano ovviamente una certa importanza. Foschini diceva: bisogna farla vedere a Marcello. D'accordo? Quindi, un, tu non fai il progetto di municipio di Sabeba senza farlo vedere a Marcello. E Marcello ti dice: questo va bene, qui, qui allarga, a avanza. D'accordo? E, e ecco. questo, questo, quindi, sulle eh, su, su, per quanto riguarda l'Etiopia e l'impero. Poi, eh, Così sul rapporto sper Hitler. Hitler eh, eh, aveva un rapporto di amicizia con Sper. No? Con, eh, ecco, il rapporto di, di amicizia non, di, Piacentini, di Mussolini con Piacentini di, di sicuro non c'era. Credo che lo dica a un certo punto Piacentini. E Mussolini io non ho amici, no? E quindi non, eh, è, già, è già diventa una cosa. Una cosa no? mm, una, una, una bella, differenza, una bella dif differenza. Poi, come è stato detto, Mussolini l'aveva messo sotto controllo. No? La polizia politica registrava appunto queste richieste di, di tangenti. No? Possiamo, anche avere il dubbio, possiamo anche avere il dubbio. Però eh, la documentazione dice che no, ha chiesto questo, ha chiesto quest'altro, sì, non è detto che questi. Che informatori siano la verità, no? Certo che però lo dice uno, lo dice un altro, lo dice un altro, insomma, qual, qual, qualche, dubbio, qual, qualche dubbio sorge, insomma. Ecco. E, e quindi lo teneva sotto controllo. Forse, forse anche Hitler teneva sper sotto controllo, però forse lì mi sembrava ci fosse un rapporto di, 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 anche di affetto, no? Dalle, dalle cose. Ecco, eh, scusi, io volevo tornare un attimo sul rapporto suo con i razionalisti. Eh, lei giustamente ha detto che lui sfrutta in qualche modo durante il ventennio il potere fascista, nel dopoguerra i, i poteri forti do, del dopoguerra. Si può dire la stessa cosa in qualche modo del suo rapporto con il razionalismo? Cioè lui in realtà, essendo di una generazione più vecchia, si rende conto a un certo punto che... Eh, quella dei razionalisti è effettivamente l'architettura moderna e si rende conto di dover inseguire e quindi deve adeguarsi in qualche modo. Okay, le, le, okay, ottima domanda. Il, lui fa una critica ai razionalisti: eh, che credo che possa essere al di là di, no? essere, di cioè i razionalisti dice: Qual è il problema? Che l'architettura razionalista non è italiana. Cioè, qual ha, quali elementi di italianità ha l'architettura razionalista? No? Lui, lui, lui fa questo, fa questo ragionamento no? e, eh, e, e questo è vero, cioè, il, il fascismo è, no, è un'ideologia nazionalista, no? ci, ci deve essere quest, 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 questa riconoscibilità. Ed è la stessa ragione per cui Pagano, che è fascista, quando fa il primo progetto, qui dovremmo starglielo, un progetto assolutamente moderno. Per lei 42 viene bocciato da Mussolini, ma non perché Mussolini è contro l'architettura moderna, oppure contro Pagano, che sa che è, uno, è un fascista, che crede insomma, e che lo conosce bene, insomma, è amico del fratello, via, no? Ma perché quell'architettura moderna? Cioè prendiamo la casa del fascio, forse l'abbiamo tutti, tutti uguali. Dove sta l'italianità? Mi spiego. Cioè, il popolo il ragionamento è questo cioè, forse per me lei l'italianità sta ma, ma per le masse, eh, Mussolini interessava le masse per le masse dove si leggeva l'italianità? in, quel, in quell'edificio, una casa del fascio di Como a ecco, Ecomasco non piaceva quell'edificio eh. mi spiego il ecco, ecco. problema per Mussolini era questo cioè gli serve un'architettura per governare e quindi un regime nazionalista no? che parla di italianità, di romanità ecco, se vede No? Se vede questo edificio capisce che c'è una continuità. Se vede la casa del fascio, se uno non è un intellettuale non coglie il, no, il ragionamento di Terragni, non so se, se, se mi spiego. Quindi è un problema di eh, comunicabilità. L'architettura cioè, è, è lì Piacentini, che è un politico, lo coglie subito il problema. E quando viene attaccato dice che la vostra non è un'architettura italiana, è bolscevica, gli dice è bolscevica ah, 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 ecco. no. bene siamo eh, non so se io mi rivolgo a guido l'ultima domanda che poi una, sono considerazioni da continuare poi magari anche con il tempo vedremo si diceva eh... È morto nel, 2000, nel, scusa, nel 27, eh, così dicevi prima, nel 25 scusa. no? Non è neanche mai nato, dico io, in questo senso magari, come architetto, come architettura, quella critica che dicevi, quella che stiamo vedendo. Diciamo, non è mai nato, è nato tutt'altro. Anche hai parlato urbanistica, non era urbanista, lui ha disegnato la città, è diverso che fare l'urbanistica. È diverso di tutta quella che la cultura urbanistica che abbiamo fatto. Era dirigente all'università di urbanistica, ma lui disegnava le città. Il piano di Bolzano era un disegno della città. Eh, L'euro era un disegno della città e quello che oggi è morto completamente perché i piani li fanno gli avvocati. Adesso, con tutto il rispetto di ognuno. In quel momento c'era quell'esigenza l'architetto, il tecnico, la comunità, chi aveva il ruolo, disegnava la città e dava una proposta che veniva approvata o non approvata da tutte le sue procedure o meno, ma aveva un'idea di dove arrivare alla fine. Oggi dai magari dei modi, dai una scatola, dai, ma non sai dove vai a finire e vedi le conseguenze che ci sono. Su questo bisognerebbe ritornare e ricominciare a lavorare proprio per ricostruire il disegno della città, il sogno forse anche della città. Pensa soltanto al concetto di piazza. In tutti i piani eh, il piacentini è pieno di piazze, quelle che ancora oggi diciamo: Ah la piazza, ci manca la piazza, vorremmo tutti la piazza, ma che è tutta un'altra cosa, non è disegnata. Lì invece era proprio ben precisa, disegnata, parliamone, cerchiamo che piazza vogliamo, la vogliamo con i tavolini, la piazza o senza i tavolini, sicuramente in quella di Piacentini i tavolini non c'erano e noi ci lamentiamo di quelle piazze vuote invece, noi cerchiamo invece quelle vive. Avanti tutta. Sì, sì, ha perfettamente ragione, Piacentini gli interessa il disegno de della città, direi forse per essere un po' più chiaro gli interessa la forma della città. Quello che colpisce per esempio... Vedendo il suo archivio, quindi lui è uno che appunto, vede, vede, vede la forma, vede il problema formale. Quello che colpisce, vedendo il suo archivio. Che tu vedi, tu non vedi, o pochissime, tu vedi pochissime piante. Cioè, Piacentini, è uno che disegna il prospetto, gli interessa il prospetto, quello che c'è dietro, e questo vuol dire, non appartiene esempio, alla cultura moderna dell'architettura, no? in cui c'è un rapporto invece tra pianta e prospetto, ma adesso usciamo di altre cose, comunque quello che colpisce è che lui disegna i prospetti, mi spiego, quello che fa dietro magari lo affida al, al disegnatore, ma tutti i suoi schizzi sono schizzi di, di qualcosa che ha forma, e la città lui la pensa... Fu, fu, fu. Di forma, insomma, su questo, su questo, in questo può essere anche ottocentesco. Di eh? que questo ci può essere utilità, su questo, ma no, questo non è un altro campo, no? Però ecco, Piacentini è uno che lavora sull sulla forma, sull'immagine, quello che sta dietro. In questo diciamo così, è poco lo curbusieriano Il no? Cubosetti dice no? dalla pianta no? si genera l'architettura Ecco, Piacentini assolutamente sta dall'altra parte, siamo giunti alla fine, ringraziamo. Paolo Nicoloso, vi ricordo, vi ricordo che c'è un banchetto di Ubic per chi volesse acquistare questo bellissimo volume monografico sulla figura dei Piacentini. Grazie e alla prossima.